Ciao ragazzi, siamo tornati in garage, questa volta non per un motore mio, ma per un cliente, un mio amico, che mi ha chiesto di montare il suo motore e di preparare la Vespa, quindi fari a LED, collegare l'impianto elettrico originale della Vespa con un'accensione SIP, montaggio del rapido, insomma cosette, le solite cosette per fare una Vespetta fatta bene. In questo caso però parliamo di un motore turistico veloce, si può chiamarlo così, ovvero il Pinasco Zuera. È un cilindro un po' particolare che potrebbe secondo me anche andare benino, però andrebbe stravolto. C'è da controllare le fasi. Comunque questo cilindro andrà montato su carter SIP, lamellare al carter. Sarà un lamellare Parmakit con un carburatore 30. I lavori di lavorazione carter, travasi, scarico, che è stato un po' allargato, li ha fatti un ragazzo qua della zona, Tara. Tara ha fatto una bella aspirazione al carter puntando al centro dell'albero. L'albero sarà un Fabia Pera e ha fatto anche un bel scarico, onestamente l'ha allargato bene, ha lavorato come si deve. Io poi mi sono limitato a togliere le bavette di fusione che avevano i travasi e basta, non andiamo a modificare fasi, lanci, né niente. Quindi sono stati fatti i lavoretti che andrebbero fatti su ogni cilindro, quindi raccordatura e pulizia del cilindro. E vediamo come andrà. L'accensione sarà una SIP fissa. Sarò ancora per poco su questo garage perché molto probabilmente, anzi il 99%, mi sposterò in una sede fissa dove non sarò più nel garage di casa, ma avrò un garage mio e dove potrò fare tutti i lavori del caso. Adesso vedrò, adesso molto probabilmente mi prenderò un tornio, una sabbiatrice e quant'altro, quindi riuscirò a fare tutti i lavori che servono per montare come si deve un motore o restaurare una Vespa. Insomma, quello è il mio obiettivo, era sempre stato un po' il mio pallino prima in attività secondaria. Mi sono accorto che ho abbastanza richieste su Instagram di gente che vorrebbe darmi da lavoro, ma qua a casa non posso accettare tutti perché non ho spazio. Quindi torniamo al discorso del motore da fare. C'è da mettere il nottolino a cremagliera Klimaz su carterino frizione a leva lunga. Partiamo intanto dalle cose perimetrali che poi dopo, quando sono pronte, si va ad assemblare il tutto. A Pinarello voleva la leva della frizione a cremagliera. Qua abbiamo un classico carterino a leva lunga, penso Speciality 3. Andremo a montare il nottolino a cremagliera Klimaz. È una cosa facilissima, basterà estrarre l'asse, cambiare il nottolino, cambiare la cremagliera da mettere la ruota dentata e via. Andiamo a mettere i guanti, andiamo a togliere la molla. Vado a prendere del grasso, l'o-ring quasi quasi è qua, vado a sostituirlo, quindi andiamo a togliere l'o-ring che è al suo interno per dopo andare a mettere il suo nuovo. Tolto l'o-ring, andiamo a ingrassare quello nuovo. O-ring nuovo inserito, andiamo a rimettere la molla. Prima di inserire l'asta, controllare i rulli del cuscinetto inferiore, per tenerli fermi basta un po' di grasso. Si va a infilare e prima di infilare la ruota dentata nell'asse va messo un po' di Loctite. Bene, ingrassato, messo il nottolino a cremagliera, ho cambiato la molla perché era un po' snervata la sua e questo è il nottolino precedente originale senza cremagliera. Bene, carterino, frizione fatto. Adesso montiamo le ganasce sul piatto ganasce. Allora, me l'hanno già pulito per bene, mi hanno lasciato i segger per fissare le ganasce, quindi è... Sulla mia Vespa ho montato ganasce SIP e mi sono trovato bene, quindi ho consigliato di prendere queste. Molla montata, segger messi, piatto ganasce pronto, andrà cambiato il paraolio dopo, anche se onestamente è nuovo e io monto cuscinetti schermati, asse, ruota, quindi non servirebbe neanche il paraolio, ma nel dubbio mettiamo tutto nuovo. Il cambio è un cambio originale con cluster 1721, ho controllato il cambio è chiuso a 0,15, quindi va più che bene. La crociera controllata è nuova, quindi cambio a posto. Bene, preparato le cose esterne, possiamo passare ai carter. Ora sto aspettando il carter lato volano che era da balenare per la spalla da 87 dell'albero Fabri. L'albero Fabri è stato preso usato, noi abbiamo cambiato l'asse con un asse nuovo, quindi abbiamo riaperto l'albero e cambiato le bronzine. La BL era a posto, chiuso l'albero, quindi revisionato l'albero. E questi sono i carter che ha fatto Tara. Ha fatto un bel condotto che punta verso il centro dell'albero. Onestamente, se avessi dovuto farlo io, l'avrei fatto uguale. Non l'ha allargato chissà che, perché tanto si monterà un carburatore da 30, quindi l'area di passaggio
passaggio, quella è. Ha sfondato sul prigioniero, ma poco male, cioè nel senso si fa, basta mettere poi la loctite quando si va a mettere il prigioniero che chiude il carter, in modo che non aspiri aria. Insomma, una bella aspirazione con il passaggio giusto per il 30. Andrà montato un pacco lamellare Parmakit, ecco, forse questo ci stava meglio un Falk, ma questo passa in convento, non va neanche male onestamente, ha un po' i guidaflussi un po' così. Ok, controllato anche il pacco e va bene, le lamelle chiudono bene, intanto andiamo a metterlo via. Controllato tutto, possiamo già cominciare ad assemblarlo. Quindi i tamponi c'erano già per l'ingranaggio, ovviamente andiamo a montare il selettore del cambio. Abbiamo scelto l'FRT con doppio ring, manca un rasamento che FRT non ti fornisce, devo controllare. Sono già andato un po' avanti, ho messo la mezzaluna d'avviamento, adesso dopo andrò a mettere il selettore, mi manca il rasamento che andrò a comprare adesso. E intanto ho controllato le fasi e qua c'è un dubbio, perché senza guarnizione sotto mi viene un 185-186 di fase di scarico, considerando che non è un motore che gira alto, se vai a mettere una guarnizione anche da 0,1 ti esce un 100, anche 188, sì, non è che non vada, però sarebbe da rimanere sulle 185, ecco, di fase di scarico con guarnizione sotto. Adesso andare a mettere del sigillante basta sotto non è che mi entusiasmi, vorrei avere la sua guarnizione. Devo fare delle prove con una guarnizione più sottile che ho. Allora, Pinasco fornisce questa guarnizione che è più sottile di un millimetro. Potrei andare a provare a montare questa e vediamo che fasi escono. Buon, con guarnizione sotto, anche la più sottile, siamo a 187-188 e non va bene. Cioè non ha senso, ti ritrovi anche i travasi primari e secondari a 130, no, troppo alte. Per il motore che è, non essendo un motore che gira alto, non ha senso. Quindi, siccome il cilindro è nuovo, i piani sono nuovi dei Carter Ship, dovrebbero essere pianati perfettamente sia il cilindro che il piano. Io quasi quasi, sentendo anche chi ha fatto i lavori, andrei a mettere un filo di loctite sotto e via, chiuderei il motore senza guarnizione sotto, tanto appunto il piano dovrebbe far tenuta. Se è perfetto, quando hai messo un filo di sigillante sei a posto. Quindi vado a togliere la guarnizione, rimisuro per sicurezza fasi altre 3-4 volte senza guarnizione, ricontrollato 3-4 volte siamo a 186-185, è già un po' più accettabile, poi siamo a 126 di travaso, sono fasi un po' più accettabili, ecco, per il motore che è, anche perché la marmita che andremo a montare, che vi farò vedere dopo, lavora su quelle fasi là. Quasi quasi andrei a montare il motore senza guarnizione di base, ma con un filo di loctite. Bene, quindi posso andare a togliere il cilindro e il disco graduato. Ok, sono andato a prendere il rasamento giusto per il selettore del cambio, adesso andiamo a montarlo. Vite sempre FRT. Ok, selettore montato, ci resta che montare i cuscinetti, perché tanto il lavoro era già stato fatto recentemente, quindi i travasi raccordati, la valvola è fatta, quindi qua non c'è nient'altro da fare che montare i cuscinetti. Quindi andiamo a prendere i cuscinetti, vado a montare per primo il cuscinetto della campana. Cuscinetto montato, sedger blocca cuscinetto, sedger montato, andiamo a montare il cuscinetto dell'asse ruota, sempre schermato, e andrò a montarlo col lato schermato verso l'esterno. Bene, cuscinetto asse ruota montato, cuscinetto campana montato, li ho oleati con olio cambio, selettore montato, mezzaluna avviamento montata con i tamponi. Bene, ho inserito anche il cuscinetto lato pignone dell'albero, messo il sedger, adesso si va a mettere il paraolio, poi si può andare a mettere l'albero e chiuderlo col pignone. Però prima di far ciò, quasi quasi andrei a mettere la campana, è una campana Klimas Easy, va più che bene per il motore che andremo a fare, e con la mia solita barra filettata vado a inserire la campana. Ho tolto la mezzaluna per centrarmi meglio, andrò a rimetterla, ma prima devo mettere... Ho messo il sedger che blocca la campana. Campana messa, posso andare a rimettere la mezzaluna. Scodellino raccoglie olio, ingrassiamo, andiamo a mettere la molla. Ingranaggio avviamento messo. Ok, ho messo anche il paraolio lato volano, lo faccio sempre usando la mia barra filettata senza starla a battere. Quindi ho tutto montato, andrei quasi quasi, senza quasi quasi, adesso andrei a mettere l'albero.
Bene, ora possiamo andare a montare il pignone. Andrò a montare un pignone da 26, in questo caso un pignone Falk, perché per le strade che abbiamo noi, secondo me un 26-69 va più che bene. Se risulta corto si andrà a cambiare il pignone, ma non credo, secondo me non credo, e quindi chiavella e pignone. Rondella e dado, un po' di freno a filetti e vado a chiudere a 50 Nm. Adesso si può andare a montare l'asse ruota col cambio montato. Come vi dicevo, è un cambio originale, asse ruota con crociera Faio Eco, che è una crociera che va più che bene. Anzi, mi dimenticavo, prima di montare il cambio va messo il selettore. Bene, messo il selettore sotto si può andare a mettere il cambio. Allora metto la prima, prendo il mozzo e col dado tiro dentro l'albero. Cambio montato, sono arrivati i carter dalla barenatura, barenati con la spalla da 87 dell'albero, sono stati barenati a 88 e qualcosa. Andiamo a mettere cuscinetto crust, cuscinetto asse ruota e cuscinetto di banco. Bene, ho messo tutti i cuscinetti, cuscinetto asse ruota, cuscinetto crust col cluster e cuscinetto di banco. Siamo pronti ad accoppiare i carter. Adesso metterò una pasta sulle spine in modo che l'alluminio non si ossidi e quindi appunto che non si incollino le spine di centraggio su tra i carter. Ok, guarnizione messa, siamo pronti ad assemblare il cambio. Metto la seconda. Ok, carter accoppiate, adesso vanno chiuse. Ho messo tutti i bulloni, devo chiudere le viti. Non metto la vite, il prigioniero qua sotto, perché mi serve per mettere il passacavi e il fermaguaina della frizione che toglierò dal motore originale. Quindi non metterò successivamente, ma non importa. Quindi vado a chiudere definitivamente il motore. Messo tutto, ho messo un filo di Loctite qua sul prigioniero, sia qua che sull'interno, per sicurezza. Andiamo a chiudere tutto a 10 Nm. Tagliamo via la guarnizione in eccesso e si può andare a montare il gruppo termico. Prendiamo la gabbia rulli nuova e mettiamo il pistone. Prendere il sedge, fascia montata, andiamo a montare il cilindro. Diamo la testa. Ok, testa chiusa, andiamo a mettere il paraolio. Andiamo a montare la frizione. Frizione, andiamo a montare una Fabri Racing Light Performance. Si va a mettere il mozzetto frizione, prendo filetti medio. Anello di chiusura, appena si può andare a togliere l'estrattore, quindi disco, frizione montata. Adesso andiamo a mettere il carterino. Prima però andiamo a caricare sul carter piaggio o SIP, vanno 250. Chiuso la frizione, caricato d'olio, messo il piatto ganache, non ci resta che mettere l'accensione. L'accensione ho già visto e sto già bestemmiando. Perché? Perché i carter sono SIP, l'accensione è SIP, penserete che va tutto bene, invece il piattello va modificato. Questa cosa onestamente mi fa girare le palle, perché potrei capire se sono di due marche diverse che magari ci può non stare, ma è della stessa marca e va modificato. Accensione modificata, piattello modificato. In teoria qua siamo a 20 gradi, però adesso controllo e casomai si va a rimare ancora. Bene, ho calcolato l'anticipo che con l'accensione sì è molto più facile, perché ha tutti già i suoi riferimenti, sia del punto morto superiore che altro. Qua è a 20 gradi, è un'accensione SIP fissa, quindi l'ha imposta a 20 gradi, 19-20, margine d'errore. E andiamo a mettere lo statore. Questa accensione, a differenza della mia, è completa di tutto. La mia tipo mancava le viti per fissare lo statore. Ecco, poi noi adesso andremo a montare la bobina e il regolatore di tensione sulla piastra di Vezzola Racing. Ti fornisce tutto, molto semplice anche con le istruzioni. Allora, ho montato la piastra, ho fatto i collegamenti, ho fatto passare il cavo spegnimento dentro la guaina in modo che stia bene tutta nascosta ed esce qua. Questo va a massa, questo è il cavo dello spegnimento e questo qua è il cavo che porterà corrente ai fari e al devio luci, ma andrò a mettere tutto dentro la scatoletta originale. Adesso vado a mettere il cavo candela e vediamo di adattare la cuffia. Andiamo a montare il pacco lamellare con la sua guarnizione. Bene, abbiamo montato il motore, montato anche il collettore da 30 Parmakit. A differenza della mia accensione SIP, qua avevo tutti i collegamenti, quindi mi sa che
ho preso io una fregatura. Manca solo da mettere la ruota e la marmita, ma questo lo farò nel prossimo video, dove metteremo il motore sulla Vespa e andremo a fare la prima accensione e modificheremo la Vespa. Monteremo il rapido, fari a LED, modificheremo il devio luci, appunto faremo il collegamento del motore al telaio e andremo a provarla per la prima volta. Spero che il video vi sia piaciuto, è qualcosa di diverso. Io di Zuera onestamente non ne ho trovate su internet discussioni, quindi sono curioso anch'io di capire come può andare questo motore. Secondo me è un bel turistico veloce, speriamo insomma di rendere contento chi lo userà. Io non ho più nient'altro da dirvi intanto e noi ci vediamo al prossimo video.